E noi rimaniamo sul derby perché i colpi di scena non sono finiti. Il presidente onorario del Chieti, Cristian Poglio, nel dopogara ha rassegnato le dimissioni. L'annuncio è stato fatto ieri sera in diretta nel corso della domenica sportiva. Noi vi facciamo ascoltare un breve stralcio. Oggi sono arrivate proprio mezz'ora circa dopo la fine della partita le dimissioni, ci è arrivata una lettera che noi abbiamo pubblicato sul nostro sito internet www.rete8.it. Non aggiungo altro, la mia unica domanda per introdurre il discorso: perché le dimissioni? I tifosi, e sono in tantissimi, vogliono sapere il perché e vogliono chiarezza. Cristian Poglio. Io nel breve comunicato che ho trasmesso agli organi di stampa e ai giornali penso di aver dato già delle indicazioni di quello che credo sia opportuno dire, cioè quando viene nominato, e questo mi è stato tra virgolette sottolineato nella società nella quale ero presidente onorario, e questo è avvenuto venerdì, che probabilmente era stato valicato il mio confine da presidente onorario, io dico che se da una parte uno potrebbe dire sì, hai ragione, perché andare su questioni tecniche, tattiche, poter incidere nel dare un'espressione, nel parlare col tuo direttore, nel poter valutare o chiedere addirittura l'esonero di Chianese come mia valutazione personale, o anche avere rapporti con procuratori, perché probabilmente la proprietà attuale conosce poco i miei trascorsi, però calcio l'ho seguito e poi l'ho fatto in prima persona, anche riuscendo a vincere nell'esperienza sia con Aielli in promozione e nell'allora proprietà di Trevisan, e poi successivamente io come direttore generale con Di Giovanni il campionato. E lì devo dire che ho vissuto la società come era giusto che secondo me si vivesse, cioè in maniera collegiale. Presidente onorario, se per onorario si intende che debba essere un francobollo, essere posizionato e non avere voce in capitolo, non è quello che mi interessa.